Buonasera a tutti, volevo darvi qualche aggiornamento. Intanto oggi 7.300 lavoratori del mondo dello sport si sono ritrovati certamente sul proprio conto corrente il bonus dei 600 euro, altri 20.000 nell'arco dei prossimi giorni, quindi entro questa settimana circa 30.000 e per la settimana prossima tutti gli altri a seguire. Ci abbiamo messo un po' più di tempo, lo so, ma ringrazio tantissimo il lavoro che ha fatto la società Sport e Salute, il presidente Cozzoli e tutto il suo staff, perché come vi ho sempre detto non ci sono dati, non c'erano anzi dati, man mano che stiamo acquisendo i dati saremo sempre più veloci. Per il bonus del mese in corso, il mese di aprile, chiaramente la procedura e anche i tempi di pagamento saranno molto più rapidi, e questo è per quello che riguarda i lavoratori sportivi. Poi parliamo di quello che abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo lavorato molto sulle linee guida per la riapertura di piscine, palestre, centri danza, tutti i centri sportivi di ogni livello a livello territoriale. Abbiamo lavorato sulle linee guida per la ripresa degli sport individuali che iniziano il 4, degli allenamenti che iniziano il 4 maggio, e la ripresa degli allenamenti di sport in squadra che auspicabilmente dovrebbero avere inizio il 18 maggio. Vi ricordo che quelli del 4 maggio per ora sono limitati soprattutto esclusivamente ai professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle singole federazioni. Ovviamente queste linee guida che stiamo ancora perfezionando, grazie anche a tanti suggerimenti che ci arrivano da chi poi queste palestre, questi centri li gestisce sui territori, anche attraverso le mail, alcune anche molto critiche, ma ben vengano quando servono a dare dei suggerimenti. Ecco, queste linee guida devono essere ancora perfezionate, ci vorrà ancora qualche giorno, e poi le sottoporremo al comitato tecnico scientifico, perché è il comitato tecnico scientifico che deve valutare se queste linee sono sufficienti a garantire la sicurezza, a garantire la salute di tutti quanti, e quindi poi le dovremo immediatamente proporre a tutti quanti voi perché abbiate un tempo minimo per poterle realizzare all'interno delle vostre strutture, in modo da poter darvi anche una data certa di riapertura, ripeto, di palestre, centri danza, centri sportivi e tutti gli altri centri territoriali. Ovviamente poi tutti gli altri vogliono ritornare a fare gli sport individuali, gli sport di squadra, nei circoli, in tutti i luoghi dove è possibile farlo, e non solo gli atleti riconosciuti di rilevanza nazionale. Chiaramente ci arriveremo un po' alla volta, perché il dato oggettivo che vale per il mondo dello sport come per tutte le altre filiere di questo paese è che non si poteva riaprire a tutti contemporaneamente, ma bisogna scegliere, diciamo, degli scaglioni, e quindi ovviamente dovunque saremmo, da qualunque punto saremmo partiti, quelli non coinvolti si sarebbero sentiti esclusi, nessuno escluso, stiamo lavorando a questi protocolli per tutti. Io spero davvero che da qui alla fine di maggio, gradualmente, settimana dopo settimana, si possano riaprire in sicurezza tutti i settori. Veniamo all'argomento, diciamo, del calcio. Ringrazio il presidente della Federazione Gioco Calcio Gravina, che oggi ha smentito le illazioni di qualcuno che ieri della Lega e Serie A aveva detto che c'era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato. Niente di più falso, evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente società di Serie A, ma penso veramente di pochi, perché poi la maggior parte si esprimono in maniera completamente diversa, ma che appunto qualche presidente che non perde il vizietto di mettere in giro menzogne e falsità per cercare di fare pressioni sul governo. Lo ribadisco ancora una volta, questi presidenti che fanno questo non hanno capito che l'area è cambiata, non è più la stessa area di un tempo, quindi questi metodi assolutamente non funzionano. E oltretutto, fatemi dire una cosa con chiarezza, la prudenza che noi stiamo avendo sul mondo del calcio è ciò che lascia ancora uno spiraglio alla possibilità di ripresa del campionato. La prudenza che noi stiamo avendo, che non è incapacità di decidere come qualcuno scrive in malafede, è l'unica possibilità, l'unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L'alternativa è fare come ha fatto la Francia poco fa, qualche ora fa, come hanno fatto già altri paesi, e dire che il calcio oggi si ferma qui. Invece noi stiamo ancora lasciando questo spiraglio, ma tutto dipenderà dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria, tutto dipenderà anche, credetemi, dalla nostra singola capacità dal 4 maggio di rispettare le regole.
Se pensiamo che dal 4 maggio è tutto finito e possiamo riprendere ciascuno nello sport ma in qualunque altro settore con tranquillità, senza rispettare regole, senza mettere mascherine, senza prendere tutta una serie di precauzioni, sbagliamo alla grande e rischiamo veramente tra un po' di tempo poi di ritrovarci in una situazione anche peggiore di prima e questa volta non sarà più possibile dare tutti gli aiuti che stiamo cercando comunque con fatica da parte dello Stato, ma sicuramente con maggiore fatica da parte di chi li deve ricevere, di realizzare i contributi che stiamo cercando di dare. Quindi mi raccomando, dovremo anche conquistarci queste riaperture, perché purtroppo questo virus ci costringe veramente a un ritmo, a una modalità di vita che non era quella alla quale eravamo abituati. Non sarà facile, non sarà facile per nessuno, non lo è per i tanti sportivi, per le tante persone del mondo dello sport, per i tanti lavoratori sportivi, non lo è davvero per nessuno. Ma io sono convinto che se lavoriamo bene tutti quanti insieme, non riusciamo a riprendere in tutti i settori, a partire da quello dello sport, e tutti insieme, da chi lavora in una palestra, in un centro danza, in un centro sportivo a livello locale, ai grandi professionisti, ai campioni olimpionici, a tutti i tesserati delle varie federazioni e ovviamente non solo del calcio, ma di tutte le discipline sportive, potremo veramente tutti quanti essere contenti, essere usciti da questo incubo e ritornare a vivere anche per il benessere fisico e psichico delle nostre vite, la nostra attività sportiva.